Qui siamo nel cuore della città, siamo a Villa Dante, proprio nel centro della nostra città. E questo è lo spazio più grande di verde che abbiamo ed è uno spazio però alla fine molto ridotto, è molto piccolo, non è un parco, è una villa infatti. Noi in questa città gli spazi verdi sono veramente, sono pochi e ognuno è ridotto a pochi metri quadrati alla fine. Villa Mazzini per esempio è addirittura come spazio, non può essere considerata neanche una villa. Ci sono privati che hanno più spazio di Villa Mazzini ed è tutta mattonellata, i bambini giocano lo stesso nel cemento, camminano un po' in bicicletta, è una cosa un po' veramente, fa pena vedere i bambini giocare in quei posti ristretti. Villa Dante è un po' più grande, però non è un parco. Villa Dante è praticamente negli anni hanno unito i quattro spicchi, perché prima era divisa in quattro parti, poi hanno tolto la zona centrale, ne hanno fatto una zona unica, però alla fine non ti trovi in un parco, lo abbiamo detto, ed è, infatti basta guardare da qualunque angolo di questa villa e trovi che ci sono le macchine che ti passano accanto, il rumore, perciò non è la dimensione della natura. Ecco, i parchi invece hanno questo, i parchi nel cuore delle città, anche di enormi città come New York, Tokyo, qualunque città del mondo. I parchi sono zone veramente grandi dove il cittadino facilmente, dato che sono messi al centro, raggiungono questo pezzo di natura e si possono rigenerare. Villa Dante, ripeto, è piccola, però nonostante tutto è degradata, perciò qua è la radiografia di chi siamo noi cittadini, gli amministratori, i dirigenti, la giunta e il sindaco. Non saper tenere pulita una villa piccola, addirittura abbiamo visto che anche sotto la stanza del sindaco quelle aiuole, non ville, aiuole, sono degradate con le erbe che crescono. Questo, ecco, la dice lunga che proprio il verde non è concepito nella testa degli amministratori e probabilmente neanche di noi cittadini. Qui si sono mangiati la città, la parte più bella, il verde, hanno fatto speculazioni, qualcuno si sarà arricchito, ma hanno mortificato la città. Dire cosa possiamo fare, dato che ormai tra l'altro si sono mangiati la città, il cemento là ce l'hanno divorata. Ma c'è ancora la possibilità di fare parchi? C'è la possibilità di fare qualcosa per i pochi spazi verdi? Intanto ci sono solo 3 giardinieri e perciò bisogna avere più giardinieri che curano e non con le ditte private che poi fanno potature veramente selvagge, come abbiamo visto più volte in città. Perciò questa possibilità di avere i giardinieri deve esserci e anche se non ci sono assunzioni, ci sono comparti dove c'è più gente e si può fare una mobilità all'interno del comune e avere più giardinieri che servono moltissimo alla vivibilità reale della città. Io però, ecco, voglio passare a cose che mi piace essere molto concreto, facendo la radiografia della città su questo argomento per esempio, e poi passare alle proposte, perché sennò stiamo lì, ripeto, a dire il nulla. Ecco, questa è la classifica del 2009 sul verde urbano nelle città italiane, le migliori e le peggiori. Messina è la peggiore, ha 0,4 metri quadrati per abitante. Lucca ne ha 53 per abitante, così Modena, Prato, Rovigo, Pordenone, eccetera. Ecco, partiamo già da questo per capire che siamo arrivati agli ultimi posti, non era così. Però abbiamo delle cose sotto gli occhi e forse non le vediamo. Ecco, questa è la zona militare, l'ospedale militare. Sono 150.000 metri quadrati nel cuore della città. Poi abbiamo Bisconte, 70.000 metri quadrati, altra zona enorme, in un luogo tra l'altro molto degradato e questo farebbe veramente la differenza. Altra zona, faremo solo pochi esempi ma già bastano, 24esima artiglieria Contesse, anche qui in una zona importante della zona sud della città ci sono 100.000 metri quadrati. Riprendiamo un'altra zona importante, la zona Falcata, area della zona militare, 280.000 metri quadrati. Tra l'altro nella zona Falcata, che è la zona più bella della città. Ma le aree militari possono essere trasformate in parchi? Anche qui la concretezza. Qui c'è Bologna. Bologna si chiamava Parco Caprara. Quest'area militare di 25 ettari. Il Parco Caprara oggi si chiama Parco Spadolini. Bologna ha saputo fare una proposta, una convenzione col Ministero della Difesa, ora è diventato
zona verde di tutti i cittadini. Prima era impossibile mettere piede. E allora, concretamente, la città di Messina è quella che è l'ultima per verde urbano, con moltissime aree militari, e quelle elencate non sono le uniche, perché ce ne sono tantissime anche in zona nord. Un sindaco, un'amministrazione, una giunta, un consiglio comunale intero. E qui non è una proposta ideologica, è una proposta per salvare questa città, perché passa da queste cose concrete la vivibilità di una città. Allora, chiedono al Ministero della Difesa, come l'ha fatto a Bologna e in tante altre città, ho voluto fare l'esempio di Bologna, ma ce ne sono tante altre situazioni simili. Ecco, andare al Ministero della Difesa, fare questa convenzione e chiedere che alcune di queste aree militari, che diventano veramente dei cittadini, perciò diventano parchi pubblici. Questa è una cosa molto concreta, precisa, e spero che tutti, indipendentemente da chi, da appartenenze ideologiche, da candidature diverse, speriamo di unirci tutti i candidati a questa nuova amministrazione che dovrà sorgere a fine maggio, per cercare di essere uniti su punti che sono importanti per cambiare proprio la vivibilità di tutti, dal bambino all'anziano. Un altro aspetto sempre del rapporto fra amministratori, cittadini e verde, che ancora siamo veramente immaturi, anzi in molte occasioni siamo anche dei criminali, è un'amministrazione che fa scelte ancora oggi nel 2013 di comprare alberi per Natale, per questa esigenza non ho capito ancora per che cosa, insomma, di avere l'albero per forza, va bene, accettiamo anche questo, però ormai in molti posti fanno o piantano un albero vero e resta la città, o fanno qualcosa di alternativo. Ma fare come fa questa, come fanno le amministrazioni da sempre, di mettere degli alberi veri e poi tagliarli, ridurli così a pezzi, è un proprio non solo una, non è un'abitudine, ma è un cattivo esempio che si dà alle nuove generazioni. Guardate qua davanti al Teatro Vittorio Emanuele, questa è la fine che fa l'albero di Natale dopo le solite vacanze a dicembre. Questo alla rotonda dell'Annunziata, guardate, ecco, poi viene tagliato, questo era l'albero che all'inizio faceva felici non so chi, e ora guardate che cattivo esempio tagliarlo. Ecco, un bambino che cosa può capire, che esempio dà? Questa è una planimetria di un pezzo di città, proprio quella vicino la scuola dove insegno, perciò siamo proprio vicino accanto a Villa Dante, con i ragazzi della scuola, proprio questo lavoro appunto sugli alberi, che molta gente prende sotto gambe, invece un lavoro essenziale per far prendere coscienza, a cominciare dalle nuove generazioni. Il cambiamento culturale è fondamentale per un vero cambiamento. Ecco, con i ragazzi nel pomeriggio abbiamo passato giornate intere ad andare in giro a vedere dove proprio si possono piantare gli alberi e dove c'era un'opportunità. Abbiamo fatto nella planimetria una crocetta proprio dove mettere il punto albero ed è stato veramente interessante, bello, con entusiasmo. E come vedete qua c'è un'infinità di punti, da via Catania a via La Farina, da Villa Dante al via l'Europa, traversa per traversa ci siamo messi a fare questo lavoro. Ecco, io credo che qualunque cosa debba passare proprio dai giovani in questo senso, ma non parlare dei giovani in un modo così astratto, di lavorare con loro. È solo nel campo educativo che uno può, è là che si incide veramente. Non è una proposta più o meno buona, è di far fare questo cambio culturale, di avere il senso di appartenenza alla città, di amore per la città, che deve diventare poi normale e naturale. Quello che non hanno fatto, che non abbiamo fatto noi adulti, lo devono fare loro, ma come? Con un percorso educativo, perciò che le scuole devono essere assolutamente più impegnate in un lavoro di questo genere, che gli insegnanti devono fare veramente, devono essere loro i primi, non soltanto a fare qualche progettino. Il problema è che loro devono essere di esempio, perché se no non parte nel ragazzo la voglia del cambiamento. Devono vedere negli altri una persona coerente, che vive in un certo modo, che fa con loro certe cose, e allora per loro sarà poi naturale. E il futuro si può costruire così, progettando e lavorando insieme ai ragazzi con percorsi educativi importanti. Questo è più importante di qualunque proposta culturale finta, fittizia o di progetti. Qua o qua ognuno viene e dice: il mio programma è questo. Il lavoro che sto tentando di fare e di dire, che questa proposta della candidatura è un rinnovamento culturale soprattutto. Poi ci sono i problemi reali, il parlare delle cose concrete, come stiamo parlando ora di cose concrete, però è un rinnovamento culturale a partire dai ragazzi, dai bambini,
però con cose molto precise, perciò l'impegno educativo, l'impegno della cultura, ma in senso vero, non questa parola generica, concreto, con progetti credibili e seri, con tutti i giovani, perciò la scuola deve diventare punto centrale e i luoghi culturali devono essere in tutta, sparsi in ogni villaggio e non deve essere scoperto nessuna zona della città. Ecco, qua ci troviamo proprio di fronte a questa unica fontana e qua c'è proprio quest'altra fotografia della nostra sottocultura. Chiaramente questo non l'ha fatto l'amministrazione, questi sono stati i cittadini che hanno fatto un'operazione che resta devastante nell'immagine, perché fa capire proprio come non abbiamo il senso del bene comune. Questo fa capire anche che insieme a tutto il degrado lasciato così, che non vogliamo bene assolutamente al posto dove noi viviamo. Non c'è una sorveglianza adeguata e questo purtroppo, dobbiamo dire purtroppo, perché non dobbiamo vivere con un poliziotto dietro, dobbiamo vivere con la nostra coscienza molto elevata, che non si deve permettere mai uno di neanche di graffiare un muro o addirittura distruggere una fontana così. Qui, proprio accanto a questa fontana, abbiamo, ecco qui, dietro questi cespugli c'è una piscina con Gaetano Giunta, che era assessore allo sport, è stata fatta quell'inaugurazione, ho ancora impresso nella mente quel giorno. Avevo fatto allora una proposta molto precisa, anche lì concreta. Una piscina scoperta qui serve, devo dire, poco, perché alla fine la utilizzi solamente un paio di mesi l'anno, che tra l'altro la gente va anche a mare, dato che ce l'abbiamo a un passo, siamo cittadini. E poi è stata sempre chiusa, solo penso un'altra estate è stata con un'altra amministrazione ripresa, perciò metti chiaramente su in moto, metti tutta un'organizzazione che ha dei costi e poi alla fine per due mesi e poi viene chiusa tutto l'anno. La proposta concreta è quella che avevo fatto appunto all'amministrazione Provvidenti, di fare una copertura che tra l'altro avevo visto in una splendida acquacetosa a Roma, che è una struttura dove c'è un'impiantistica sportiva eccezionale, ma questo parlo di 30 anni fa, dove c'era una piscina non come questa che è piccolissima, una piscina olimpionica che praticamente sono 50 metri di piscina e 4 volte questa, e la struttura era molto leggera e praticamente si poteva completamente coprire e in poco tempo farla diventare piscina scoperta, veramente in due minuti diventava coperta o scoperta. Questo dava la possibilità ad avere questa piscina per tutto l'anno, per 12 mesi su 12 mesi, avere la possibilità di utilizzarla, e siamo nel cuore, nel centro della città. Noi abbiamo piscine comunali, c'è quella che è qua vicino, la piscina Graziella Campagna, e poi c'è la piscina del Cappuccini, dall'altro lato della città, comunale. Ecco, sono poche, pochissime, l'esigenza è di averne in ogni quartiere, però per esempio questa qua comunale, i cittadini hanno poco spazio, hanno tre quarti d'ora, forse una o due volte al giorno, insomma, ma pochissimo. Poi sono solo le società sportive che hanno accesso alla piscina. Perciò devo dire che questa piscina potrebbe risolvere una parte di questa esigenza dei cittadini. Fare questa struttura mobile che copre e scopre velocemente, perciò d'estate averla così scoperta, che è bello, ma tutto l'inverno in poco tempo tu puoi chiuderla e farla utilizzare a tutti. Allora, qui c'è un esempio positivo. Qua c'è chiaramente una cosa ancora simbolica, che è il compostaggio collettivo. Ci sono 12 famiglie qua accanto a Villa Dante che porteranno la parte dell'umido che ancora purtroppo in città non viene riciclata. 12 famiglie porteranno qui l'umido
e in questi posti che con Lato 3, ma soprattutto con Jessica Pallant, perché è stata lei, questa ragazza canadese di 25 anni, questo è un esempio molto bello, che una ragazza del Canada che vive da pochi mesi qua a Messina si è data da fare e ha fatto una cosa per dare uno stimolo a tutti noi cittadini. Ecco, quando qualcuno vuol fare qualcosa e chi ha soprattutto una coscienza alta riesce a fare le cose indipendentemente da dove abiti, da dove sei nato. Perciò, ecco, l'attaccamento veramente in senso positivo alla terra, alla madre terra, deve essere indipendentemente da dove abiti. Questo è un esempio straordinario di Jessica. E qua siamo venuti due domeniche fa e c'è stata questa, diciamo, quasi inaugurazione di questo primo posto dove fare l'umido. E qui appunto le 12 famiglie porteranno in questi cassoni questa parte che poi diventerà compost e sarà proprio utile per la natura. È un ritorno, un riciclo positivo. Però questa la dice lunga perché siamo messi male anche qua, perché questo è solo un esempio. Queste sono 12 famiglie. Nelle altre città il compost si fa per tutta l'intera città, è oltre il 50% circa della nostra, chiamiamola, monnezza. E perciò una grande risorsa che diventa posto di lavoro e diventa qualcosa di buono per la madre terra non viene fatto completamente. Siamo qua ancora a fare un esempio, a far capire che si può fare. Ecco, la nuova amministrazione, e qua lo ribadisco, speriamo tutti, diciamo, i candidati a sindaco, io spero sempre che queste cose buone vengano offerte come proposta da parte di tutti, perché mi interessa più, indipendentemente da chi arriva, che le cose si facciano in questa città. Ecco, abbiamo bisogno di fare il compost dell'intera città. Come si fa? Facile, è facilissimo tra l'altro, perché ci devono essere i punti di raccolta e ci vogliono delle vasche enormi, qua ci sono dei piccoli cassonetti, ripeto, è simbolica, però ci vogliono più posti per la città, in modo che non si va a portare questo umido in luoghi molto lontani. Però la città di Messina è sfornita completamente, cioè non si fa. Questo è un piccolo esempio, speriamo che la prossima amministrazione possa veramente realizzare queste vasche dove si realizza sono le compostiere enormi cittadine. Si fa il porta a porta e si può finalmente passare dal 3-4% probabilmente di riciclo che abbiamo in città a una percentuale più dignitosa, che vuol dire risparmio, non inquinamento, e risparmio per tutti, e anzi posti di lavoro pure. Qui siamo nella parte sud della Villa Dante, dove c'è questa vasca che almeno già sta funzionando ed è un miracolo, perché per almeno 20 anni era un luogo addirittura anche pericoloso e vuoto. È un degrado. Grazie. Qui c'era una seconda vasca che l'hanno chiusa, l'hanno interrata. Quest'altra vasca qui, appunto, questi due spazi che per almeno 20 anni erano spazi vuoti e pericolosi. Abbiamo fatto una bella proposta, penso veramente forse circa 20 anni fa, sì, che da queste due vasche, che sono queste qua in pianta, ecco, due ragazzi, un ingegnere e un architetto, abbiamo fatto questo bel lavoro insieme come proposta, che si poteva realizzare una biblioteca con la capacità circa di 16.000 volumi e un auditorium di 460 posti. Cioè, questa era una proposta che avevamo fatto addirittura alla Giunta Provvidenti, parliamo di circa 20 anni fa. E fatta a impatto zero, erano interrate, era un lavoro molto interessante, avevano fatto uno studio di altri progetti simili proprio per non avere un impatto visivo devastante, e questi due ragazzi, due giovani, questo ingegnere e questo architetto, avevano finalmente realizzato, ecco, questo progetto di Massia, che era molto interessante. Anche qua le cose che veramente sono così positive, una biblioteca,
che non ne hanno fatta una in 50 anni e come vi ricordate, anzi, la biblioteca e l'archivio storico, proprio qua vicino Villa Dante, l'hanno lasciata nel degrado. Questa battaglia ormai la conoscete e abbiamo dovuto fare un'altra lotta per salvarla, e meno male che siamo arrivati a buon fine, che una parte dei libri sono stati poi salvati ed è stata portata alla Palazzo della Cultura. Ma non hanno mai realizzato biblioteche. Qua che c'è una proposta concreta nel cuore di questa villa, in questo piccolo spazio, anche se non è un vero parco, però la gente poteva venire qua in un posto più o meno tranquillo a poter leggere e poi avere un salone enorme dove poter fare dibattiti. Ecco, le proposte culturali poi fanno la notte della cultura, che è in contraddizione a tutto quello che non hanno mai fatto, e in quel modo sembra la beffa, a prenderci in giro. Ecco, le cose concrete che da decenni i cittadini con un minimo di coscienza hanno proposto alle varie amministrazioni sono state mortificate, queste proposte, e chiaramente poi hanno addirittura preferito interrare una vasca, che non c'è più niente, insomma. E anzi, devo dire che almeno oggi c'è questa fontana, che perlomeno è un aspetto positivo, che prima era lasciato totalmente pericolo, soprattutto per i bambini. Siamo sempre dentro la Villa Dante, però nella zona vicino il cimitero, per intenderci, vicino via Catania. Ecco, questa parte esterna perimetrale è molto bella per correre. Ecco, proprio sta arrivando una persona che sta correndo, ed è per fare un po' di movimento, per fare allenamento, che ormai finalmente anche qui, anche dalle nostre parti, è diventata una cosa normale. Non lo era 40 anni fa. Mi ricordo che mi allenavo, poi ho cominciato ad allenare i ragazzi ed era una cosa quasi strana fare anche correre. Una donna a vederla correre in un parco, in città, era impossibile. Piano piano, ecco, questo è alto, piano piano comincia a diventare patrimonio di tutti. E tant'è vero che si vede ormai correre tanta gente in città. Mi ricordo che in questa villa non ci facevano correre, perché arrivava un vigile urbano e assolutamente ci diceva di andare via. Ora, anche lì un'altra lotta è stata fatta per avere una cosa normale che in tutti i parchi del mondo, ecco, si fa, perché è una cosa veramente normale correre in un parco. L'abbiamo ottenuta, come vedete, ecco qua ormai tanta gente riesce a correre. Però questo percorso esterno, che è di circa un chilometro, può essere ottimizzato con dei piccoli accorgimenti. Quello che bisognerebbe fare è di liberare la parte, diciamo, a nord, dove ora c'è il parcheggio, e liberarlo in modo che per una continuità di percorso. E poi di fare il percorso vita. Il percorso vita non è altro che delle tappe, degli attrezzi che si mettono ogni 150 metri, degli attrezzi semplici in legno, che possono essere delle panche, delle travi, dove con un cartello le persone si avvicinano a questi attrezzi e c'è un'indicazione nel cartello di come fare degli esercizi. C'è un modo così naturale di stare in un parco, di stare in un luogo verde, di correre e ogni tanto potersi anche fermare e poter avere degli attrezzi naturali per svolgere un'attività motoria più completa. Perciò, oltre alla corsa, anche degli esercizi per gli addominali, per i dorsali, esercizi di equilibrio, poter fare stretching, insomma, è una cosa che è a basso costo e che qualifica anche lo spazio della villa come luogo
non solo di incontro, ma con un luogo di allenamento, un luogo di stare bene con se stessi, con la natura, fare qualcosa di naturale. Ecco, piccoli accorgimenti che possono migliorare il modo di stare qua dentro, la qualità della vita di questa piccola villa. E ancora altre cose possono essere fatte, però queste sono cose concrete dette anche qui decenni fa. Poca spesa, tanto beneficio. Sempre è uno il problema, il fattore culturale. Quando non capiscono di che cosa parli, gli amministratori ti guardano con la bocca aperta e magari poi pensano ai loro affari. Queste che sono cose semplici, a costi bassissimi, che si possono fare, abbiamo avuto soltanto le porte chiuse. Queste cose le faremo. Il manto è completamente là. Questa è l'arena di Villa Dante, è un altro spazio importante della nostra città, perché dovrebbe essere utilizzato di più e molto meglio, perché guardate il manto a terra, quello diciamo sportivo, perché questo è un impianto anche sportivo, dove chiaramente si possono fare e si sono già fatti molti spettacoli, però non c'è assolutamente nessuna manutenzione, ormai il manto deve essere totalmente cambiato. C'è la mancanza di impianti sportivi, soprattutto al centro, un luogo di questo genere è preziosissimo e perciò una ristrutturazione qua non ci vogliono milioni di euro. Dentro, lì sotto c'è una palestra che si è fatto sempre tennis tavolo da quel lato, però una ristrutturazione adeguata deve essere fatta. Come vedete, insomma, c'è abbastanza da fare e bisognerebbe fare anche una struttura migliore come illuminazione e la facilità di poter montare dei palchi, di avere una predisposizione appunto per gli spettacoli e non troppo costosa. Questa è una cosa che è possibile fare, averla a portata di mano, e tutta l'estate dovrebbe essere sfruttata anche come luoghi di spettacoli, mentre lo si fa, devo dire, raramente. Questa è una struttura importante che con una piccola spesa può essere rimessa sicuramente in piedi, e qua moltissime squadre di palla, di calcetto, si possono fare qua dentro, può essere pallavolo, calcio, calcetto, basket, è uno spazio che si presta a tutti questi sport, e devo dire che sento parlare ancora oggi come allora, parlo di 20-30 anni fa, della mancanza di possibilità per molte società sportive a poter allenare i propri ragazzi, che è ovvio che sappiamo che insomma fare sport è una cosa che richiede poco sacrificio alla fine da parte delle società sportive, bisogna mettere soltanto nelle condizioni, perché se non hanno gli spazi diventa un problema enorme, non sanno dove sbattere la testa, oppure hanno una o due volte alla settimana che incidono poco sia sulla salute che sulla parte anche agonistica per chi fa agonismo. Se non ci sono una quantità di spazi adeguati, le società hanno una o due volte alla settimana, è come non fare sport. Questa è l'entrata di Villa Dante della zona, diciamo, vicino via Roosevelt, opposta alla via Catania al cimitero. Questa entrata è chiaramente senza scivoli per chi ha una disabilità. Dico, nel 2013 ancora dobbiamo avere, ed era facilissimo, perché da qua si poteva fare un'entrata che era naturale, bastava togliere questo steccato, fare una piccola entrata con una pendenza. Era semplice, ma ecco, anche qua vedi che proprio non ci pensano neanche. Non è cose anche a costo zero, veramente, perché qua fare già c'è uno scivolo naturale. Dovevano soltanto fare un piccolo percorso, ecco, da lì sono 4 metri di percorso, a non tener conto di una cosa che si parla da sempre. Sulla questione degli scivoli
anche qua con i ragazzi della scuola, circa 20-25 anni fa abbiamo raccolto 12.000 firme. È stato dato un input all'amministrazione di dire guardate, anche da, sempre a partire dai ragazzi, hanno raccolto le firme col consenso dei genitori, abbiamo fatto spendere i primi soldi al comune per i primi scivoli per disabili, e poi le altre amministrazioni sempre a dimenticarsi di una cosa, di una minima norma di civiltà che ormai si parla da in qualunque angolo del mondo che bisogna fare. L'uomo dei rocco rinchi. Ciao. Ciao. Buona fortuna, speriamo bene. Speriamo bene. Ciao. È bello che la gente normale si ferma. Questo non, per me non è un fatto di farmene vanto. Mi fa piacere perché, indipendentemente che lo dicono per la mia persona, è che la gente si rende conto quando chi fa battaglie concrete dà una vita e la gente lo riconosce, questo è di buon auspicio per il futuro. Indipendentemente dalla mia candidatura, ecco che persone di qualunque età fanno questo, è una cosa interessante. Degrado infinito. E qua c'è una piccola fontanella nella zona qua che hanno fatto per i cani, che però hanno tolto la possibilità di poter correre qua all'esterno. Comunque si può liberare almeno una parte. E come vedete l'acqua è 24 ore su 24 che esce, e la gente come questa signora che deve passare, deve arrivare a passare nel fango oppure deve scendere per non bagnarsi, ed è una cosa indecente. Questa è 24 ore su 24 così, cioè non riescono a risolvere le cose più banali, ma non c'è nessun tipo di minimo di organizzazione di un momento, ecco, qualcuno che controlla i datanti una volta all'anno e di un momento che cosa dobbiamo fare, non esiste, perché nessuno gli va a dire niente oppure riescono a dirottare le promesse come al solito. Anzi, ora diremo proprio, attenzione qua che c'è il pericolo in ogni angolo, non si può camminare. E qua stiamo arrivando alla parte che prima era l'entrata principale di Villa d'Arte, proprio venendo dal viale San Martino, da piazza Chiaroli, arrivavi e c'era questa gran bella entrata di Villa Dante. Ora invece è chiusa, e qua c'è quel parcheggio che da tanto tempo dovevano fare, e all'inizio c'è stata una grande polemica, ecco, di questo parcheggio. La polemica era che c'erano tre campi da tennis, e quando hanno tentato di cominciare i lavori alla protesta hanno fatto la solita promessa con una faccia tosta che veramente fa cadere le braccia, perché poi alla fine i cittadini avranno sempre questa sfiducia nelle istituzioni proprio dai comportamenti ignobili degli amministratori. Promettono delle cose e non le fanno, mentono sapendo di mentire. Hanno detto che sopra il parcheggio poi si ripristinavano i campi da tennis. Eccoli qua, la ditta se n'è andata e guardate dove c'erano i campi da tennis, che cosa c'è, non li hanno ripristinati ed è, ecco, il vuoto, e non sono riusciti a fare questa cosa che avevano promesso, cioè di ripristinare questi campi che erano un posto straordinario, dei campi comunali da tennis, forse sono solo questi, erano questi, e ora non ci sono più. Ovviamente riprenderemo anche quest'altra battaglia.